che sei stata partecipe delle sofferenze di Gesù. Guarda questo chiodo, guarda i nostri giovani, guarda i loro sogni, guarda i loro desideri. Contempliamo Gesù, la piaga nella tua mano sinistra. In questa piaga della mano sinistra ti voglio presentare, Signore Gesù, tutte le famiglie. Ti voglio presentare soprattutto le famiglie in difficoltà, le famiglie dove manca l'amore, le famiglie dove manca la comprensione. Penso, Signore Gesù, alle piaghe, al sangue, al dolore che ti ha provocato il martello del soldato romano che ti trafiggeva la mano sinistra. Signore Gesù, guarda le nostre famiglie, guarda i giovani che si stanno preparando al matrimonio, togli da loro la piaga del divorzio, la piaga del silenzio. Infondi nelle loro famiglie la tua pace, la tua grazia, il tuo conforto. Togliamo il chiodo della mano del Signore. Presentiamo anche questo chiodo a Maria Santissima, te Vergine Maria, che conosci la difficoltà della famiglia, tu che sei stata chiamata a diventare sposa di Giuseppe, assisti le nostre famiglie, passa nelle strade del nostro paese, entra dove manca l'amore, entra dove non c'è dialogo, entra dove c'è malattia. Ecco il chiodo della mano di nostro Signore per le nostre famiglie. Contempliamo, Signore Gesù, la piaga della tua mano destra. Signore Gesù, come non pensare agli ammalati? La tua mano destra è la mano che benediva, è la mano che guariva, è la mano che liberava. Signore Gesù, guarda i nostri ammalati. Gesù, se nella tua volontà, guariscimi. Dona loro la forza, quella stessa forza che ha avuto questa tua mano destra nel benedire, quella stessa forza che ha avuto questa mano nel guarire, la stessa forza che ha avuto questa mano nel liberare.
liberare. Togliamo dalla mano di nostro Signore anche questo chiodo. Presentiamo la Maria. Maria, salute degli infermi, guarda tanti ammalati nel nostro paese. Tu che sei apparsa a Lourdes, ne hai fatto un centro di preghiera per i nostri ammalati. Ti prego, Maria Santissima, conforta in questo giorno i nostri ammalati. Guarda le loro sofferenze. Contempliamo, Signore mio Gesù, la piaga della tua testa. Ti vogliamo pregare per i nostri defunti, per coloro che ci hanno lasciato. In modo particolare per tutte le famiglie che ti chiedono il perché. Signore Gesù, togli da loro l'assillo del perché, del per come. Riversa nel loro cuore la tua pace, riversa nel loro cuore la tua presenza. Togliamo dal capo di Gesù la corona di spine. Questa corona di spine la mettiamo nelle mani di Maria. Maria Santissima, come non pregarti per le tante mamme che sono uguali a te, che hanno perso un figlio. Sono tante qui a noi. Prendile sotto la tua protezione. Ricoprile con il tuo mantello. Dona loro, Vergine Santissima, la grazia di sentire la tua presenza, le tue parole di coraggio, le tue parole di conforto. Contempliamo anche la piaga del costato di Gesù. E per quella piaga, Gesù, ricordati di noi sacerdoti. Ricordati di tutti i sacerdoti che in questo altare, in questa chiesa hanno pregato. Ricordati di Don Alberto, di Don Gigi, di Don Giorgio. Hanno fatto tanto del bene, hanno seguito
hanno cercato di portare te al mondo. Signore Gesù, guardando questa piaga, ti vogliamo pregare anche per Paolo, perché tu lo possa accompagnare nel suo cammino di consacrazione totale al tuo cuore sacratissimo. Signore Gesù, è un privilegio grande per un sacerdote avere vocazioni. Non guardare alla mia indignità, ai miei peccati. Donaci, sacerdoti, qui a noi. Donaci anime consacrate per i meriti della piaga del tuo costato.
le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave, o Maria, piena di grazia, Signore.